Il 19 novembre si è tenuta vicino Verona l'ottava edizione del Festival del Costume Russo. Il festival, organizzato dall'Associazione Ruski Dom e dall'Associazione Veneto Russia, con il patrocinio del Consolato Russo di Milano e del Centro Russo di Scienza e Cultura, rappresenta ormai da 8 anni un'occasione speciale per conoscere la cultura popolare russa. На фестивале русского костюма. Buonasera cari amici, siamo lieti di darvi il benvenuto al nostro festival del costume russo. Vassili Babaskin, che rappresenta il Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma presso l'ambasciata russa in Italia. Mi fa piacere il fatto che questo festival è diventato una bella tradizione che unisce le famiglie che parlano italiano, i nostri connazionali da varie regioni italiane. Questa edizione ha visto la presenza di moltissimi artisti arrivati da tutta Italia che si sono esibiti in canti e balli tradizionali davanti ad un numerosissimo pubblico. Anche a Verona non è stato dimenticato il Donbass. Alla fine degli spettacoli, nell'ambito dell'iniziativa europea Stop Killing Donbass,
Alcuni partecipanti hanno voluto mandare un breve messaggio. Siamo qui a dare testimonianza che anche Verona dice stop alle uccisioni civili nel Donbass, che purtroppo vanno avanti dal 2014, sono state taciute in Occidente. Quindi noi ribadiamo il nostro no alle uccisioni dei civili nel Donbass. Anche Verona si associa a questa manifestazione che è europea in tutta Europa. Dopo il rinfresco, i balli hanno coinvolto anche il pubblico in un bellissimo clima di gioia e divertimento.